Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti in un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 12:37 minuti in questo istante. Grazie mille di essere tutti qui con noi oggi. Oggi parliamo, lo vedete dal titolo sopra, di università, perché torniamo a trattare l'argomento. Sapete che, insomma, ci interessa entrare nelle università milanesi, una delle grandi eccellenze di Milano, si dice in giro, e quindi cerchiamo di andare a capire se veramente è così. Oggi lo facciamo insieme a studenti indipendente statale e insieme a Lucrezia Palmieri, Ciao a buongiorno tutti. Lucrezia, e Andrea Nossa, buongiorno Andrea, Buongiorno, grazie grazie mille di essere qui con noi. mille. Grazie a voi. Studenti indipendenti statale, allora che cos'è studenti indipendenti statale? Vado io. Allora, Studenti Indipendenti è una lista che nasce 2 anni fa con lo scopo di offrire una rappresentanza più utile, diciamo, allo studente, ma con sempre un focus sul mondo che lo circonda, quindi non vuole essere avulsa dal contesto circostante. E noi ci occupiamo appunto dei temi più classici e canonici, che possono essere sia un problema con un professore, c'è cioè un problema di segreteria, eccetera, eccetera, e cerchiamo anche però di portare in università temi non prettamente universitari, quali ad esempio l'antifascismo, non so, il tema di una statale più sostenibile, più sostenibile per l'ambiente, poi parliamo anche di una statale più vicina ai migranti, insomma lo facciamo con un'idea precisa di università e non siamo apartitici ma non apolitici, perché sarebbe una menzogna nei confronti del lettore, nei confronti dello studente. La differenza in cosa consiste nell'essere, diciamo, appunto apartitici ma non apolitici? Allora, essere apartitici significa che non c'è nessun partito dietro, non c'è nessuna organizzazione sindacale, non c'è nessun altro che ci aiuta o che ci Cioè, non c'è una muove. corporazione di riferimento che sia partito, No, sindacato, azienda o movimento club, insomma, ognuno poi si inventa dei nomi suoi ormai, quindi non si capisce più. No, esatto. Ed è anche un modo per essere il più trasparente possibili, ma sì, essere politici invece è importante, perché per noi la politica è ogni giorno anche alzarsi e prendere la macchina o il mezzo e fare politica, e quindi noi lo facciamo con una visione d'insieme ben precisa. La Prego. stella, insomma, la stella rossa nel logo però potrebbe far pensare, diciamo. Sì, allora diciamo che quello che noi vogliamo portare in università è appunto un'idea di università alternativa rispetto a quella che esiste attualmente. Il logo, sì, la stella diciamo che è un richiamo duplice in realtà, un po' un immaginario, come dire, anche storico. Un po' è anche l'idea che noi non ci accontentiamo, noi diciamo sempre che non ci accontentiamo mai. Che ovviamente poi nel concreto della nostra attività, parliamo nel dialogare anche con i docenti, con le persone con cui dobbiamo rivolgerci, cerchiamo anche risultati concreti. Però diciamo che la stella è anche l'omino che indica la stella, è un po' anche come dire, il nostro approccio, come dire, non accontentarsi per noi vuol dire andare avanti, poi l'obiettivo non sempre si So che siete raggiunge. appunto molto molto fieri di questo indipendente, infatti, che Molto. so che è la cosa di cui appunto siete più fieri e anche la cosa forse più difficile da mantenere, però giusto? Sì. Innanzitutto ha un costo l'indipendenza. Elevato. Infatti noi facciamo molto spesso iniziative di autofinanziamento. Quindi non so, allora, io lo dico a chi lo vede, non sono un branco di accattoni, è che veramente l'indipendenza costa, quindi Esatto. dategli sta birra, ogni tanto comprate, almeno, cioè, continuano a essere dipendenti, e essere dipendenti, insomma, lo dico anche da direttore di una testata indipendente come Milano News, penso che dia i suoi frutti, i risultati che poi si vuole da chi appunto vuole rappresentarti nel vostro caso, ad Sì, esempio, no? ma infatti abbiamo anche un nostro circolo insieme alle altre università, insieme ad altri giovani in città che si chiama Lato B, l'altro lato di Milano, in Viale Pasubio, che ha una programmazione ormai annuale, esiste da 15 15 anni. anni, trasferitosi da 3, in cui proviamo a fare appunto una serie di iniziative, anche perché appunto noi nel fare le iniziative, anche soltanto ad esempio provare a fare. Ieri c'è stata l'iniziativa di dialogo con il movimento di Non Una di Meno in Cile, Sono con cui un'iniziativa abbiamo avuto un fighissima. rapporto, e ovviamente tutto ha, come dire, un costo anche nel pubblicizzare, nel gestire o nel pagare anche soltanto i rimborsi agli ospiti che vengono, quindi. O i volantini, Quello i immagino. banalissimi volantini che gli Esatto. Quindi studenti diciamo appunto odiano che voi fate comunque un tantissimo. lavoro di appunto rappresentanza, diciamo vicino quasi ad arrivare fino a un quasi sindacato, no? In questo Sì, senso vero e proprio siamo del termine. sindacato.
Ma fate anche tantissime proposte e iniziative, però appunto non vi fermate lì al solo rappresentare gli studenti, esatto. Chiuso. Quali sono appunto le iniziative e proposte che avete fatto negli ultimi periodi di cui siete andati più fieri e che poi avete portato a casa il risultato? Allora, sono tante. Abbiamo fatto un percorso verso l'8 marzo. Noi abbiamo lanciato una manifestazione per giovedì 7 alle 9.30 in Largo Cairoli. Se volete venire siete più che benvenuti. È il momento di sponsor. E abbiamo fatto un percorso di avvicinamento trattando i temi più disparati. Abbiamo fatto delle lezioni in piazza, dove c'erano i professori che parlavano dal mito alle ragioni della violenza di genere. Poi abbiamo intervistato ieri una attivista del movimento cileno che ci ha spiegato come si vive in un paese diverso dal nostro. Ci ha raccontato quali sono le difficoltà che riscontra ogni giorno una donna in Cile. E poi abbiamo fatto tante altre attività, tra cui anche quella di chiedere alla statale, quindi alla prorettrice, di far sì che ci siano assorbenti, preservativi e pillole anticoncezionali gratuiti, e poi anche che venga inserito in statale un percorso di centro antiviolenza. Una proposta come quella che avete fatto, appunto, di queste assorbenti, pillole anticoncezionali, preservativi gratuiti, come è stata accolta dalla statale? Effettivamente. Allora sì, diciamo che il dialogo è sempre complesso, anche perché la statale è grande, enorme. Perché appunto, se parliamo di statale, voi siete rappresentate in realtà tutta la statale, cioè siete ovunque, anzi anche fuori dalla statale, perché siete anche in Bicocca. Allora noi abbiamo... Non è facile. Io sono a livello istituzionale rappresentante a studi umanistici, okay. In statale. Io invece a giurisprudenza. Okay, però appunto sono il coordinatore degli studenti indipendenti che lavora in tutto l'Ateneo. E siamo in coordinamento con studenti indipendenti Bicocca e Politecnico, oltre che con l'Unione degli Studenti, che sono gli studenti delle superiori. Okay. E quindi. Anche perché poi diciamo che non fanno dove trovi, che statale non è che facilissima da gestire, perché no. Parliamo di quante sedi più o meno. Allora, le sedi quelle grandi, le sedi, sono anche esatto, sedi che sono esatto. Abbastanza lasciata. E le sedi sono 1, 2, 3, poi anche solo Città Studi, che è molto dispersiva, perché ogni dipartimento ha la sua, diciamo che raggiungiamo anche... Via Noto, so che bisogna dire sempre Via Noto, perché quelli di Noto ci tengono. Tantissimo. Siamo anche... Là in fondo. È il nostro paradiso, esatto. In verità, in Via Noto. Tra l'altro c'è questo aneddoto che se un secondo da raccontare, abbiamo organizzato, cioè promosso il progetto di Promemoria Auschwitz, che è un progetto organizzato da Dana, che è un viaggio appunto ai campi con un percorso dietro, e una guida in Polonia che abbiamo incontrato che parlava italiano, studiato in Via Noto, e anche lei ricordava il fatto che fosse un posto disperso. Cioè, se lo dice però anche un po' l'acqua, pensate cosa si sta ravvivando, si sta ravvivando un po'. Stiamo facendo un po' di iniziative. Ecco, quali poi altre iniziative avete? So che c'è un'iniziativa molto interessante sul libretto che avete avuto. Sì, noi abbiamo ottenuto la carriera alias per gli studenti transgender. Come funziona? Perché ci viene cosa? Perché tu la dai come per una cosa scontata. No, non è una cosa scontata. Però in realtà è una grande vittoria. È una grande vittoria che noi vogliamo però migliorare sempre di più, perché diciamo che quello che abbiamo ottenuto è un qualcosa, ma non è abbastanza. Sostanzialmente per me... Cirina insegna di solito così. Su quei temi lì è così di solito. Sì. Porta a casa quel che si può. Sì. Pian piano. Esatto. Pian pianino. Allora, permetterà allo studente che è in un momento di cambiamento. Mm-hmm. Io non voglio fare strafalcioni perché sennò poi ho la base che si incazza con me. No, però diciamo che... È emozionata, in diretta. Aiuto. Cercate di capirla. No, sostanzialmente permetterà allo studente che sta facendo un cambio di sesso, anche che non lo sta facendo, ma che si sente comunque diverso dal proprio sesso biologico, di poter... Di non dover ogni volta subire, diciamo, un atteggiamento discriminante quando sostiene gli esami, perché presentando questo libretto, lui, il professore, anche se vede che magari sulla carta d'identità c'è scritto Andrea e lei si chiama Violetta, non potrà più fare domande. Perché diciamo che il problema attuale... Cioè, viene aggiunto un secondo nome, cioè non so se la potete utilizzare, perché, magna, se per problemi di dati burocratici l'università si associa al codice fiscale e i cambiamenti burocratici a livello di Stato... Infatti interessante questo, vedete, superato in realtà questo problema l'ostacolo del cambinome, che sappiamo essere una roba impossibile quasi a volte. O comunque c'è richiede il completamento anche da transizione, quindi insomma esatto. Processo veramente lungo, semplicemente aggiungendo in realtà quello che mi viene da dire, quasi tutti abbiamo, che è una specie di alias secondo noi che utilizziamo, però finalmente con un valore reale, soprattutto per queste persone appunto che vogliono fare una transizione, sono appunto in un momento di transizione. Che sinceramente se ti si chiamare sempre Massimiliano, quando io preferisco farmi chiamare Melissa, effettivamente non deve essere il massimo della vita, quindi immagino complimenti davvero per un'iniziativa del genere, che davvero è molto molto interessante.
So che ci sono altre iniziative, parlavamo prima ad esempio di come a volte dovete pungolare un po' l'università, no? Per cercare di far smuovere le cose, e so che sul processo di For24 ad esempio lì c'è stato un pungolamento costante. Lungo e costante, sì. Giusto? Allora, il For24 è un tasto... Spieghiamo bene cos'è il For24. Esatto, esatto, è un tasto molto dolente perché negli ultimi 2 anni più o meno è cambiato tutto sul tema, e riguarda il percorso di accesso all'insegnamento. Diciamo che è stato introdotto questo percorso, appunto For24, che si chiama così perché sono richiesti 24 crediti formativi agli studenti che vogliono andare a insegnare, oltre alle classi di concorso, i casini, diciamo tutti i discorsi vari, per poter accedere al concorso, appunto, per diventare insegnanti. Il problema qual è? Che è stato introdotto il For24 2 anni fa, se non erro, e poi, diciamo così, quasi di punto in bianco il ministero ha detto no, non serve più. Ci sono stati 3 mesi in cui c'è stata questa dichiarazione del fatto che non servono più i For24, ma un periodo in cui nessuno sapeva nulla se servissero perché non c'era l'atto legislativo. Sono stati reintrodotti adesso, e infatti ci sono le iscrizioni, e quindi qua noi abbiamo avuto il grosso problema per cui gli studenti che già diciamo, il percorso per insegnare è molto complicato da 1000 punti di vista, e c'è questo problema per cui anche magari il ministero non comunica con l'università, e quindi noi cerchiamo di capire, uno, di come dire, spingere affinché ci fossero queste informazioni, e poi il fatto che il percorso fosse accessibile, il fatto, tutta una serie anche di problemi molto tecnici sull'accessibilità, che pone anche problemi di carattere più generale, l'ultima cosa che dico, legati anche a come noi ci immaginiamo gli insegnanti, perché il percorso riguarda la formazione di quelli che saranno gli insegnanti tra... Che è già notizia questa, che nel 2019 c'è ancora gente che ha voglia di impegnarsi a fare l'insegnante, è già una notizia, devo dire. Esatto. Insomma, visto quello che si vede, passerebbe da fare qualsiasi altro lavoro piuttosto che quello. Invece dice, c'è ancora chi ha questa missione? Sì, sì, diciamo che è molto... Noi abbiamo fatto una serie di iniziative anche per, come dire, informare. Tutte andate, cioè la partecipazione era veramente centinaia di persone, quindi... Ci sono persone che vogliono farlo, e nonostante tutti gli ostacoli che vengono posti, tra l'altro in una situazione per cui mancano gli insegnanti, sì, con i blocchi del turnover, per cui si spe- diciamo, l'ottimismo non manca, però... A chi si rivolge sull'indipendente statale? Cioè, con chi è il vostro interlocutore? Chi è il vostro... a chi volete parlare? Agli studenti. Sostanzialmente agli studenti, per farli sentire meno soli, per farli sentire accolti, per farli sentire anche che c'è qualcuno che si batte quotidianamente per le loro istanze e che non lo fa perché vuole una cadrega, ma lo fa perché ci tiene a loro. Scusate. No. Sì. Stando una domanda applicativa, che invece, senza far torto agli altri, no. Ma qual è la peculiarità di studenti di dipendente statale? Perché voi e non magari un sindacato qualsiasi, se non faccio nomi, ma ce ne sono. Posso dirlo con una sola immagine. Diciamo che noi abbiamo la fortuna, il pareggio e il difetto di decidere tutto quello che facciamo a costo di essere magari un po' lenti a volte, in assemblee che sono qua, cioè, molto spesso anche pubblicizzate, il che comporta molti limiti, perché noi anche quando le facciamo non vogliamo mai votare, cioè noi non abbiamo mai votato se non in momenti formali. Noi andiamo avanti a discutere finché non ci troviamo in qualche modo tutti d'accordo, anche su cose che possono sembrare dettagli. Però l'idea è quella di riuscire, come dire, a includere, perché come dire, l'opinione di ciascuno sia valorizzata. Quindi questo mi sento dire quello che ci differenzia, è il fatto che anche ottenere delle vittorie che possono essere concrete, se si ottengono senza la partecipazione anche degli studenti, sono vittorie un po' a metà, perché manca il punto fondamentale, cioè il fatto che gli studenti partecipino e si attivino. Diamo le coordinate, quindi, per seguirvi, per sapere come fare ad aiutarvi, magari entrare anche a far parte di studenti. Assolutissimamente sì, siamo aperti a tutti quanti. Ci trovate su Facebook e su Instagram con il nome Studenti Indipendenti Statale. Siamo presenti in ogni facoltà, quindi poi ad esempio se siete di studi umanistici potete cercare la pagina di facoltà che è Studenti Indipendenti Studi Umanistici, Studenti Indipendenti Città Studi e così via. E... sì, sulla pagina Facebook di solito rispondiamo velocissimamente.
Prossime iniziative, prossimo posto, oppure iniziative che avete in ballo in questo momento? Tante! Prossime iniziative sono sicuramente avviare un percorso per i DSA, i BES, cosa che stiamo già facendo a livello istituzionale. Vorremmo attivare, noi vi invitiamo anche, siamo un po', facciamo un po' di spot, vi invitiamo anche il 15 marzo alla manifestazione che ci sarà in Piazza Caroli alle 18 per l'ambiente e per il clima. Quindi le prossime iniziative anche alla mattina alle 9:30. Bravo, mi sono dimenticata. Quindi noi vi invitiamo al clima e le prossime iniziative verteranno sui temi appunto ambientali, ma anche su tanto un percorso per il 25 aprile. Uh-huh. E poi anche... E poi stiamo organizzando i pullman per Padova il 21 marzo, che è la giornata in memoria della giornata dell'impegno contro le mafie. E sarà Padova quest'anno e stiamo organizzando i pullman per appunto per andare a Padova. Quindi anche lì sulla nostra pagina c'è tutto, ci sono tutte le informazioni. E poi altre iniziative che avremo in cantiere, probabilmente faremo tante. Esatto. E se volete venire a Padova siete più che benvenuti. E penso che ci sia scritto sulla pagina, c'è giusto? Tutto. C'è tutto, ci trovate tutto. Sì. Perfetto, allora, studenti indipendenti statali, le coordinate le avete viste? Nella diretta comunque troverete nei commenti link, comunque potete scrivere a noi nel caso giriamo le comunicazioni. Quello che fanno l'abbiamo sentito, insomma, tante iniziative da fare, tanto lavoro da fare, quindi bocca al lupo al lavoro che avete da fare. Siamo in chiusura, chiudiamo così. L'unica cosa che vi chiedo è questo: quanto è difficile fare rappresentanza in università dove praticamente ogni anno avete un turnover pazzesco, immagino, no? È complesso. Il semestre forse quasi già. Allora il problema, questo è un problema molto anche di continuità, anche concretamente le lezioni sono ogni 2 anni. E molto spesso le persone che iniziano poi, tra l'altro con la divisione in triennali e magistrali, Erasmus, è molto problematico, però diciamo che essendo la rappresentanza, come dire, solo uno degli strumenti, il fatto di riuscire a avere un supporto, una struttura, diciamo così, al di là dei rappresentanti ci aiuta anche a sostenere anche quando i rappresentanti rimangono anagraficamente meno, diciamo. Perfetto. Invece una domanda che non c'entra nulla, stupida, ma che faccio il mio sondaggio: voi siete di quegli studenti che quando c'è l'esame vi chiudete in casa e non uscite più per il periodo pre-esame, oppure... No, dipende molto dall'esame. No, io cerco di non chiudermi in casa, anche perché sennò poi io do i numeri. Potete fare un appello a favore ai miei stagisti che ragazzi cercano sempre di scappare per studiare. Dicono che non si può uscire di casa se c'è un esame. No, allora l'ansia d'esame. È l'ansia d'esame, è molto complessa, però no, si può uscire. Insomma, qui ognuno fa quello che si senta di fare. Io comunque, già che si sono, visto che so che sono tanti ragazzi i collegati, ragazzi e ragazze, studenti, collegati, vi ricordo che volendo Milano News vi aspetta, nel senso che appunto gli stage curricolari Milano News sono sempre aperti, la possibilità di venire a fare 3 mesi di esperienza con noi è sempre ben accetta sia da parte nostra e credo anche da parte vostra, perché davvero è sempre bello poi vedere che rimanete tutti qua attaccati e insomma diventa sempre più una grande famiglia. Quindi io sono sempre contento. Andate sul nostro sito milanonews.it, trovate proprio come poter collaborare con noi e vi do in anteprima anche la notizia che il 15 di marzo faremo una serata dalle 18:30 in poi aperta appunto a tutti gli studenti che vogliono venire a vedere Milano News e a sapere magari come poter passare i prossimi 3 mesi o quelli più avanti di stage qui con noi. Quindi insomma vi ho usato per fare questo piccolo spot. Grazie mille davvero. Grazie a voi. Grazie a voi. Andrea Nossa, studente indipendente statale, complimenti davvero e buon lavoro. Grazie mille. Veramente. Anche a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento come sempre, torna domani alle 12:30, sempre qui in diretta su Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.